Bentornati ragazzi, sono Joe Bispo dello staff di Non Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Rooney Sif. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoinsfive, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Wayne Rooney, attaccante inglese del Manchester United, colonna portante del Manchester e della nazionale, in questa sua versione second in form. Come ben sapete, ho recensito anche la sua carta in form. Andate a vedere dunque la player review che troverete su questo canale e vedrete, scoprirete se sono simili o se sono differenti. Comunque vi lascerò anche una annotazione qui a fine video. Questa sua versione SIF è davvero forte, almeno per me. È un cecchino, ovvero riesce a vedere quasi sempre la porta, sia dentro l'area che fuori. Ed il numero di gol che ho fatto con lui lo dimostra. Ha una potenza a tiro mostruosa, ragazzi. 97 sulla carta che viene rispecchiata appieno in game. Ed in generale ha un tiro ottimo. Sulla carta è 93 con 91 piazzamento, 92 finalizzazione, 91 long shot, 95 tiri al volo e 87 rigori. Il piazzamento però viene un po' penalizzato dal suo work rate alto, che per me non è proprio un contro assoluto, ma un piccolo contro, perché alle volte rimaneva un po' indietro nell'azione offensiva. Tiri al volo che in game sembrano un po' meno, perché circa 2 su 5 li sbagliava. Per il resto devo dire che sono dei valori giusti. Ha una buona velocità secondo me, ed è un filino migliore la sua velocità massima, ed andando a vedere sulla carta è così, perché ha 76 di accelerazione e 79 di velocità scatto, quindi potrebbe risultare non proprio velocissimo, però ha una velocità massima buona. Purtroppo non è un giocatore perfetto, perché a parer mio a volte risulta essere un po' macchinoso nei dribbling, nonostante abbia 81 di agilità e 81 di equilibrio. In game questi due valori sembrano più bassi, anche se ha un buon dribbling. 87 generale viene anche un po' penalizzato dalle 3 stelle skill, che non permettono di sfruttare appieno quell'87 di dribbling. Ha anche un 88 di riflessi e 89 controllo palla. Quest'ultimo mi è piaciuto molto, in quanto addomesticava palloni che sembravano difficili. Ha un fisico spettacolare. Per fermarlo bisogna andare con aggressività contro di lui, perché resiste a quasi tutti gli spalla a spalla avversari e bisogna falciarlo per fermarlo. Infatti, quando io andavo contro i difensori, contro questo giocatore, o veniva atterrato con degli sgambetti, falciato, cioè non era proprio, era quasi infermabile con gli spalla a spalla. Infatti ha un 90 di fisico con 92 di resistenza, 88 forza e 92 aggressività. Tra i pro ho messo fisico, per dire che del suo fisico per l'appunto mi è piaciuto tutto. Andava con prepotenza e con aggressività a prendere palla ai difensori e lo vedrete spesso nelle clip. I suoi passaggi sono buoni, qualche assist me l'ha fatto. In pratica in quasi tutti i gol e le occasioni da gol c'era il suo zampino. Ha un 85 sulla carta, con 86 di visione, 81 cross, 87 passaggi corti, 88 passaggi lunghi e 87 di effetto. Valutando che comunque per me lui deve saper tirare alla perfezione, devo dire che sa anche passarla in maniera buona e quindi potrebbe fare tranquillamente il COC, ma io lo consiglio per lo più come attaccante. Il suo effetto rientra anche nei tiri ed è un valore giusto, perché non fa dei tiri a giro proprio spettacolari, ma buoni. Nei passaggi e nei tiri rientrano le 4 stelle piede debole, ma c'è da dire che nei passaggi si sentono tutte queste 4 stelle, ma nei tiri no purtroppo, perché sembrano 3 stelle per me. Ha degli ottimi calci piazzati, con 82 sulla carta, però bisogna saperle battere le punizioni. Io le so battere così e così, mi sono trovato abbastanza bene, ma chi è più esperto di me sicuramente si troverà alla grande con questo giocatore.
Io personalmente ho fatto un gol con lui da circa 30 metri, e lo vedrete anche nella clip se non l'avete già visto. Quindi assolutamente pro i suoi calci piazzati. Ha un colpo di testa buono, la prende di testa quando serve, ma sicuramente segnerà poco perché è alto 176 cm. L'altezza non l'aiuta nei contrasti aerei, nei colpi di testa. Io l'ho usato come attaccante ed è quello secondo me il suo ruolo. L'ho utilizzato con lo stile intesa cacciatore perché l'ho comprato direttamente così, che aumenta un più 3 di velocità e più 3 in tiro, però per me andrebbe bene anche col base. Io l'ho pagato circa 2 milioni ed il suo prezzo non l'ho messo tra i contro perché comunque non mi sono pentito di aver speso quella cifra. Riassumendo, tra i pro ho messo Cecchino, fisico per riassumere aggressività, resistenza e forza, controllo palla, calci piazzati e potenza a tiro. Contro ho messo un po' macchinoso e il suo work rate con un punto interrogativo, perché se voi sapete usarlo non sarà proprio un contro il suo work rate. Il mio voto per questo giocatore è un 9. In conclusione è un giocatore ottimo a cui manca quel pizzico di agilità e le 4 stelle skill per essere quasi perfetto. Se avete crediti vi consiglio di provarlo se scenderà sotto i 1.500.000 crediti circa. Dunque ragazzi, la player review di Rooney Sif termina qui. Scusate se mi sono divulgato così tanto in questa player review, ma questo giocatore mi è piaciuto tantissimo. E dunque ragazzi, non dimenticate di passare dalla nostra pagina Facebook, link in descrizione. Vi appariranno le annotazioni della review di Rooney in form, guardatela. Dunque ragazzi, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale. Qui è Jovispo, vi saluta e vi ringrazia.